Nordica Promachine 130. Ok, andiamo di unboxing. Pacco da Bertozzo. Sport, calzature. Cosa sarà? Ta-da! Ecco qua. Nordica. Vediamo. Ole. Qui è il primo scatolone. Qui c'è scatole leggermente rotte. L'importante è che il contenuto sia sano. Nordica Promachine 130 GV. Ah. 285, 28 e mezzo. Nuovi scarponi con i ricambi delle solette. Per chi ancora non l'avesse fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanellina per ricevere le notifiche. Ragazzi, che spettacolo! Adesso vi dovrò provare a fare tutte le regolazioni del caso. Michelin, la suola, che è una delle particolarità di questo scarpone. Customizzabile, questo per le regolazioni laterali. Ok, qui le cosine. Questa è la suola più tradizionale, perché in realtà lui ha la suola Michelin per facilitare la camminata. 28 e mezzo. Bello, molto bello, molto bello. Ok, e qui andiamo a fare qualche ripresa mano libera da vicino per vedere nel dettaglio questo splendido scarpone, di cui poi, quando lo proverò, vi saprò dire come mi trovo. Andrò poi a fare le mie solite modifiche di setup. Vi dico subito: occhio ai ganci sopra, perché quelli li andrò a modificare, e poi andrò anche a modificare l'attacco della fascia a strap che c'è sopra per stringerla maggiormente. Qui intanto vediamo tutte le caratteristiche dello scarpone. Ok, allora andiamo a vedere una cosa. Questa è la suola che caratterizza questo scarpone, ovvero quella particolare fatta da Michelin con la camminata facilitata, e però ha, diciamo, una sagomatura diversa rispetto alle suole tradizionali. Questo scarpone, il Promachine 130, viene fornito però anche con la possibilità di montare la suola tradizionale, e io l'ho montata sull'altro scarpone. Questa sarebbe la suola tradizionale, diciamo, di qualsiasi scarpone in commercio, anche degli altri scarponi Nordica. Questo l'ho fatto perché dicono di verificare sempre la compatibilità con l'attacco, e allora io oggi proverò a mettere le due tipologie di suole sui miei sci e vedere quale va bene, anche perché vorrei capire come, e questo purtroppo non è dato saperlo, come si modifica la trasmissione delle forze sugli sci con questo tipo di suola. Comunque prima dovrò vedere se va su bene e come va su sull'attacco. Detto ciò, vorrei anche spiegare quali sono le piccole modifiche di assestamento che ho fatto agli scarponi rispetto a quando sono arrivati. Qui c'è la possibilità, qui, di modificare
il punto in cui attacca la fascia e io l'ho spostato un po' più indietro in modo che stringa maggiormente. In questo modo stringe in modo ottimale sulla mia gamba. Poi, come avevo già fatto anche sull'altro modello di scarponi, ho spostato nella parte più interna gli attacchi superiori, perché altrimenti io mi ritroverei, se lo lasciassi nella posizione in cui vengono messi di fabbrica, diciamo così, a dover agganciare al penultimo buco. In questo modo invece riesco ad agganciare, adesso qui è agganciato per la chiusura, diciamo, normale, ma quando li indosso riesco ad agganciarli alla seconda o al massimo alla terza, se proprio, ma già la seconda stringe molto bene. Altre regolazioni non l'ho fatte, il counting non l'ho toccato. Una piccola critica a Nordica: il manuale adesso non ce l'ho qui, però l'avete visto ieri, ha queste dimensioni. Cioè, è vero che sono figure, ma non si capisce niente. Troppo piccolo, bisogna, cioè io devo mettere gli occhiali e guardare con la lente di ingrandimento. Cioè, farlo di un formato minimo, più grande, non costerebbe poi così tanto. Va bene, adesso andiamo a fare la prova sugli sci che ho già messo qui. Mettiamo fin qua. Allora, prima andiamo a verificare che sia a posto. Comunque la misura è il 28,5, quindi 325 mm, che è la stessa degli altri scarponi Nordica che avevo, quindi non c'è da modificare gli attacchi. Questo è lo scarpone normale e si attacca assolutamente bene. Poi andiamo a vedere meglio nel dettaglio. Andiamo a vedere quello con l'altra suola, perché tra l'altro, così a occhio, ok, questo è quello che incuriosisce di più. Andiamo a inclinarlo. Se prendiamo a mano, andiamo a vedere vicino. Vediamo che qui rimane leggermente staccato, ma comunque fa pressione. Che tra l'altro lo scarpone a secco sembra avere un assetto più aggressivo con la suola, e dietro sembra essere più alta, quindi dovrebbe tenere con più maggiore sforzo. Andiamo a fare il confronto con l'altro. Vedete che qui è tutto completamente premuto e lineare. Rispetto a quello bisognerebbe anche vedere, vediamo. Capire se è completamente chiuso. Qui c'è più gioco. Vabbè, io direi che per stare più tranquillo monto, così anche un migliore termine di paragone rispetto allo scarpone che avevo fino ad ora, monterò la suola tradizionale e poi vi saprò dire come mi trovo.